Uno nessuno 100.000 è il titolo dell'ultimo romanzo di Luigi Pirandello, pubblicato nel 1925 e frutto di una lunga e complessa gestazione durata circa 15 anni. L'autore si dedica infatti alla stesura dell'opera in contemporanea con la scrittura teatrale. Il protagonista della vicenda è Vitangelo Moscarda, figlio di un noto usuraio. Egli conduce una vita tranquilla fino a quando un'osservazione della moglie lo fa trasecolare. Il naso gli pende leggermente a destra. È l'inizio della fine. Vitangelo scopre che gli altri lo vedono in maniera diversa rispetto a come lui si vede e che queste visioni sono per di più diverse tra loro. All'inizio l'indagine riguarda solo l'aspetto fisico, poi si estende alla definizione complessiva della propria identità. Il protagonista scopre così, con raccapriccio, che per tutto il paese egli non è altro che un buon figliuolo feroce, capace solo di vivere di rendita grazie a quanto ha accumulato il padre praticando l'usura, senza avere né l'ardimento né la tracotanza del genitore. Vitangelo comincia quindi a ribellarsi all'opinione che gli altri hanno di lui, all'identità che gli hanno attribuita. Per raggiungere questo obiettivo, deve dissolvere la propria immagine pubblica di figlio scansafatiche di un banchiere usuraio. Lui, che non si era mai occupato degli affari paterni, un giorno fa il suo ingresso in banca fra lo sgomento degli impiegati e dei soci. Vuole occuparsi direttamente della banca e dei beni paterni che gli spettano. Nonostante l'opposizione dell'amministratore, che dopo la morte del padre ne gestisce gli affari, si impossessa degli incartamenti di una casa da cui vuole sfrattare un certo Marco Di Dio. Cogliendo di sorpresa la moglie, l'amministratore e tutti i concittadini, Vitangelo finisce per regalare un appartamento a Marco Di Dio. Poi propone di liquidare la banca in modo da togliersi di dosso l'immagine del figlio dell'usuraio, arricchito grazie alle malefatte del padre. I soci della banca e la moglie lo giudicano pazzo e lo vogliono interdire. Si adoperano così affinché ne venga ufficialmente riconosciuta l'infermità mentale, in modo da impedirgli di dilapidare i beni di famiglia. Con l'aiuto di Anna Rosa, amica della moglie, Vitangelo si accorda con il vescovo per devolvere i propri beni in opere di carità. Quando però il protagonista cerca di baciare Anna Rosa, questa, sconvolta dal suo modo di ragionare, gli spara con una pistola, ferendolo gravemente. È lo stesso Vitangelo, ormai incurante dei giudizi delle persone, a spargere la voce che Anna Rosa gli ha sparato in seguito a una sua aggressione. Tutti in paese credono a questa versione, per cui alla fama di usuraio si aggiunge adesso anche quella, altrettanto infondata, di maniaco sessuale. Lo scandalo viene appianato grazie all'intervento del vescovo, che convince Vitangelo a devolvere i propri beni alla costruzione di un ospizio o casa di accoglienza per i poveri, come atto di riparazione e di pentimento. È qui che Vitangelo si ritira per trascorrere il resto dei suoi giorni, lontano dalla società, immerso nel flusso vitale, finalmente libero dal giogo della forma.